Bien, comenzamos. Bueno, bienvenidos a un nuevo encuentro del programa Emprendedorialidad Véneta. Es el primer encuentro del año de esta modalidad híbrida. Bueno, hoy agradecemos desde la Asociación Véneta de Rosario la presencia, como siempre, de Gianluca Toschi. En este caso, en este encuentro, van a participar. El tema es el tema del trabajo a distancia, el tema de los desarrolladores y la escasez, sobre todo de personal, en este rubro. Y vamos a tener la presencia de Nicolás Vernacchia, de Rosario, y de Duccio Schiavon, de Venecia, Italia, en el Véneto. Así que bueno. La idea es hacer una presentación de parte de Gianluca, luego una presentación de parte de ambos emprendedores y dar pie luego al debate a partir de algunas preguntas que Gianluca preparó. Así que bueno, gracias a todos por estar participando, a los que van a ver este video en nuestro canal de YouTube. Y bueno, damos inicio a la jornada. Ti do la parola, Gianluca. Bene, grazie Mauro e grazie alla famiglia Veneta di Rosario che ha messo in piedi questo progetto così interessante che unisce appunto imprenditori dell'Argentina e del Veneto a discutere di temi a distanza, certo, ma da prospettive magari simili, di temi così interessanti. Abbiamo cominciato con un appuntamento sulla questione della sostenibilità. Oggi è il secondo appuntamento e parliamo in generale del problema della digitale e della digitalizzazione. E perché abbiamo scelto questo tipo di argomenti? Perché sono gli argomenti importanti che oggi intrecciano lo sviluppo non solo economico, ma anche sociale ed umano e sono le grandi sfide della nostra società. E quindi l'idea di vedere come queste sono affrontate nel micro, nelle piccole storie da parte appunto di imprese e imprenditori in Argentina e in Veneto ci sembrava interessante. Allora io non credo di dover dire quanto importante sia il digitale nelle nostre vite. Già il fatto che oggi possiamo fare una riunione di questo tipo è già il segno dei nostri tempi, non avremmo potuto farlo 10-15 anni fa, e oggi ci ha permesso di farlo, di avere un'interazione tutto sommato soddisfacente. Ma questo è solo uno dei tanti esempi. Allora, gli imprenditori che abbiamo qui oggi sono imprenditori che appunto lavorano in aziende che sono attori della trasformazione digitale, cioè aziende che forniscono servizi o prodotti appunto ad altre imprese o al settore pubblico per affrontare appunto la sfida del digitale. Allora è sempre un po' difficile perché è un settore molto ampio e vasto, per cui io il primo giro di domande che farei è chiedere ai due imprenditori di che cosa si occupano le aziende. Mauro, non so se hai bisogno di tradurre oppure se partiamo direttamente, dimmi tu. Sì, partiamo direttamente. Io ho già un po' tradotto a Nicolás e quindi Benissimo. adesso condividiamo lo schermo con la Ottimo, presentazione di quindi comincia Nicolás. Nicolas e ci racconta la Lascio il sua posto a azienda e poi Nicolás. benissimo e poi passiamo a Duccio. Buongiorno. Vedete la presentazione? Sì. Cómo la para bajar. Ah, está bien. Bueno, ciao a tutti. Io sono Nicolás. Y bueno, ahora voy a hablar en español. Por lo menos saludo en italiano. Bueno, yo como dijo Mauro, puedo decir que me considero un emprendedor porque en el año 2020 formé una pequeña agencia o estudio de diseño web
y que fue creciendo orgánicamente en el transcurso de estos años. Fuimos cada vez más ampliando nuestros servicios, ampliando nuestra cartera de clientes y de proyectos. Nos llamamos KH Web Studio y nuestro lema es de que construimos soluciones digitales, como dice el título. Somos dos personas las que manejamos o nos encargamos de todas las operaciones del emprendimiento. Está Jonathan, que es mi socio, el cofundador. Él se ocupa de la parte del backend, de lo que es todo data management. Y yo estoy del lado del diseño, diseño web, diseño de interfaces. Puede decir que soy el CEO de la empresa. Y también me encargo del el posicionamiento en los buscadores, ¿no? Como soy el SEO Specialist. Trabajamos desde los comienzos de manera remota. No tenemos oficinas, no tenemos sede. Estamos en pueblos, estamos a 100 kilómetros de distancia. Y digamos que nacimos con esta modalidad de trabajo. A distancia, entonces como que ya lo incorporamos medio de manera natural a esta modalidad de trabajo. Y si bien somos dos personas, nos vinculamos con otros emprendedores o otras agencias que ofrecen otros servicios para complementarnos y para poder brindar a nuestros clientes un servicio más completo cuando lo necesitan. Tanto emprendedores o agencias que hacen community management, desarrolladores, agencias de marketing. Bueno, nuestro objetivo es ayudar a los clientes con productos digitales de alta calidad y hacemos mucho hincapié en formar relaciones a largo plazo, de confianza y de respeto. No solamente hacemos trabajo para empresas o organizaciones de Argentina, sino que también tenemos clientes que están en otros países. Tenemos clientes que están en Alemania, en México, en España. Así que también nos acostumbramos a las diferencias horarias. De que uno a veces manda un mail a una hora, ya esperas que te respondan a cierto momento. Al principio era medio raro, pero después uno le va agarrando el tiempo y se acostumbra también a la comunicación con este desfasaje. Nuestros servicios, diseño web, creación de contenido, e-commerce, hacemos implementación de sistemas de gestión o aplicaciones móviles, usamos mayormente como no tenemos un equipo de desarrolladores. Usamos herramientas de low-code o no-code, que son plataformas que te permiten desarrollar una aplicación y acortar los tiempos de producción y hacer ajustes de manera rápida y con pocos recursos. Y también hacemos diseño de identidad de marca o identidad corporativa. Listo, finish. Ok, Nicola, grazie, molto grazie. Interessante. E io mi sono segnato già alcune cose che poi riprenderemo. Il fatto che appunto siete nati lavorando da remoto, quindi senza una sede, quest'idea anche delle differenze orarie lavorando con clienti dall'altra parte del mondo come Spagna, Germania, l'uso di piattaforme. Sono tutti elementi molto interessanti che riprenderemo nella seconda parte di questa chiacchierata tra Italia e Argentina. Allora, io chiederei allora a questo punto a Duccio, forse bisogna togliere questa presentazione, così Duccio può raccontarci che cosa fa invece Quantitas. Anticipo io due parole, se mi permetti, Duccio. Quantitas è una ex startup, cioè una di quelle startup che è diventata un'azienda, e
lavora al Vega, al centro appunto al Vega, che per chi di voi è stato negli ultimi anni a Venezia, andando a Venezia in pullman o in treno, è quell'edificio sulla destra che è un recupero ambientale molto importante, dove hanno sede molte start-up della regione e centri di ricerca. Duccio, tutto tuo. Buongiorno a tutti. Raccontaci cosa fa Quantitas. Buongiorno, riuscite a vedere il mio schermo in condivisione? Sì. Buongiorno, grazie per avermi ospitato. Perdonate se non so, se non riesco a parlare in spagnolo. Comunque parlerò in italiano, insomma, stendendo bene le parole, ma penso che ci comprendiamo a vicenda. Quantitas è nata nel 2014 per iniziativa di alcuni, diciamo così, analisti del dato. Eravamo statistici, ingegneri del software, economisti, che hanno deciso di fondare un'azienda inizialmente come una sorta di spin-off di un'azienda più grande, che si occupava di fare indagini e survey per grandi associazioni di categoria. Quindi noi ci definiamo un po' un team di data scientist, per quanto possa valere il termine, e Quantitas, in essa Quantitas ha sviluppato nel corso degli anni anche intelligenza di, anche soluzioni di intelligenza artificiale, ma più generalmente di business analytics. Vediamo un po' i settori in cui operiamo. Siamo, diciamo, non siamo verticali in un unico settore, siamo operativi in diverse aree. Aiutiamo le aziende ad analizzare i propri dati, ad estrarne il valore aggiunto per fornire al management delle indicazioni utili sulla base dei i dati interni alle aziende e i dati esterni alle aziende. Operiamo nel cosiddetto settore dell'industria 4.0, lì dove ci venga richiesto ad esempio di sviluppare delle soluzioni personalizzate per l'acquisizione e l'analisi del dato da catena di montaggio all'interno delle fabbriche. Ci stiamo specializzando molto in tutto quello che ha a che fare il reperimento di open data da fonti aperte a pubblico accesso. Siamo operativi nel turismo, essendo che data una nostra collaborazione con l'Università di Venezia, Ca' Foscari, il Dipartimento di Economia di lunga data, noi abbiamo sviluppato con loro una serie di osservatori sul turismo. Osservatori regionali, osservatori nazionali e anche internazionali, essendo noi nel tempo diventati partner di grossi progetti finanziati direttamente dalla Commissione Europea inerenti al principalmente allo sviluppo di soluzioni di turismo sostenibile. E poi siamo operativi in alcuni progetti di ricerca e sviluppo di soluzioni in ambito di ricerca clinica, sempre in parte finanziati dalla comunità europea. Utilizzo, come vedete, il sito web della nostra azienda un po' per accompagnare questa presentazione. Dal dove operiamo passerei a quello che facciamo materialmente. Quello che facciamo è ovviamente data analysis, è la natura nostra di sostanzialmente di coloro che originariamente si sono occupati di analisi del dato. Ci occupiamo di implementazioni delle analisi, sviluppiamo modelli analitici per poi implementarli e integrarli all'interno degli ambienti IT, che sia un'azienda o un istituto pubblico, un'azienda pubblica. Ci occupiamo della cosiddetta visual analytics, info design, data visualization. Noi in Italia abbiamo acquisito in pochi anni una notevole visibilità e notorietà per alcuni nostri prodotti molto customizzati di data visualization interattiva e animata. Non operiamo in quel settore come software integrator, ma
sviluppiamo proprio delle interfacce personalizzate sulla base dei requisiti dei clienti. Nel tempo poi... Scusami Duccio, ti interrompo un attimo in modo che magari anche chi non ha presente questi termini possa capire. Ci fai vedere il lavoro che avete fatto per l'Università di Padova per gli 800 anni? Così si capisce cosa vuol dire data visualization customizzata? Certamente. Per ovvi motivi tengo questo progetto. Insomma. Questo che hai citato forse è uno degli ultimi di questo tipo da noi realizzati, in questo caso per conto dell'Università di Padova, che forse alcuni di voi sapranno che proprio nel 2022 ha compiuto 800 anni di storia, e quindi in seno a questo evento si sono prodotti una serie di output piuttosto che di eventi. A noi è stata richiesta espressamente per le nostre capacità di realizzare un, diciamo così, un formato in forma di narrazione visuale che integrasse una serie di informazioni provenienti dagli archivi dell'Università di Padova. In questo caso, ad esempio, c'era stato richiesto dal Dipartimento di Geografia di visualizzare la storia in una forma di timeline, la storia dell'Università di Padova nel tempo. In questo caso vengono raffigurati sulla sinistra l'evoluzione proprio in termini di dimensione di patrimonio, diciamo così, strutturale e di edifici che si sono appunto costruiti nel tempo a Padova e nelle zone limitrofe, tutte afferenti all'Università di Padova. Ma non solo, poi sono stati fatti appunto delle animazioni che si basano su dati inerenti, dati più tecnici, come ad esempio la metratura degli spazi, come ad esempio sostanzialmente la natura, le destinazioni d'uso, il personale. Scusate, non mi soffermo molto su ognuna di queste viste. L'idea è farvi vedere il tipo di lavori che noi facciamo in ambito di data visualization. Naturalmente la nostra expertise varia non solo dalla rappresentazione e dal deploy della data visualization, ma anche in tutta la parte di analisi, strutturazione del dato, trattamento, pulitura del dato, e ovviamente poi abbiamo anche affiancato gli stessi universitari nell'elaborazione dei modelli visivi da implementare in questo racconto. Ecco, magari esco da questa visualizzazione perché credo abbiate compreso sostanzialmente la natura dei lavori fatti. Ora io posso anche sostanzialmente farne vedere degli altri, proprio degli altri piccoli mini box che rimandano a tutta una serie di lavori simili a quello appena fatto vedere. Ottimo Duccio, direi che ci siamo come presentazione. Come presentazione ci siamo. Interrompo ci la siamo, abbiamo capito cosa fanno le due società. E a questo punto io andrei sulla questione che quando ci siamo conosciuti a distanza, abbiamo cominciato a chiacchierare di questo, mi è sembrata una questione urgente per tutti. Allora, è chiaro che la digitalizzazione in senso ampio è esploso come mercato. Se noi pensiamo a qualsiasi, quasi tutti i prodotti che abbiamo, i servizi che utilizziamo, l'interazione con clienti, con il pubblico, ormai è mediato da piattaforme di diverso tipo o da servizi digitali. Quindi c'è un'esplosione della domanda, il che è bene per chi ha società come le vostre che lavorano nel settore, ma dà qualche problema nel momento in cui bisogna poi questi progetti svilupparli e portarli a termine. Tanto che c'è un vero e proprio mancanza, uno shortage di figure capaci di sviluppare, quindi di sviluppatori software, chiamiamoli in maniera generica così, poi insomma ci sono molte differenze. Allora io vorrei tornare allora in Argentina da Nicola e chiedergli come vede lui questo problema. In parte ha già detto che usano delle piattaforme che riducono
un po' questo problema, ma se effettivamente è un problema che sentono e come questo viene risolto. Non so, Mauro, se hai bisogno di tradurre. Sì, ho già tradotto a lui. Ah, perfetto. Continueremo con il PowerPoint. Sì, ottimo. Perché lui ha preparato qualcosa. Ottimo. Si vede? Ahí está. Bueno, empiezo, ¿no? En mi caso particular, como somos una agencia chica y no tenemos la necesidad de incorporar desarrolladores, no vivimos de cerca este problema. Pero sí es algo que se viene hablando ya hace muchos años, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. No sé, después me dirá, lo vamos a escuchar a Duccio, la situación allá en Italia, pero acá en Argentina y en la región de Sudamérica fue avanzando cada vez más la formación de jóvenes o de personas que hoy en día muchas se están interesando en las áreas de desarrollo, de diseño web, y hay muchas instituciones de formación, se están formando cada vez más, pero obviamente no salen quizás con un nivel adecuado para insertarse en las empresas que hoy en día te exigen ya un conocimiento o una experiencia que uno al comienzo no la tiene. Yo también busco ofertas en muchos portales de trabajo, LinkedIn, Indeed, Infoshop, y también es como una especie de broma que se hace entre todas las personas que buscan trabajo, que los puestos junior o los puestos de entrada a las empresas, los requisitos son muy altos para los juniors. Entonces es como que hay una especie de conflicto, de dicotomía entre qué es lo que está pasando. O sea, ¿hay falta de talento, de personal, o los requisitos son muy altos y no se llega a articular entre las empresas y los potenciales talentos que están dando vuelta, vamos a decirlo medio así a lo criollo? Entonces, yo planteo estas preguntas que están ahí en el PowerPoint como a modo de reflexión, ¿no? Pero bueno, sí, es algo que se habla, que se viene hablando hace mucho tiempo, la escasez de personal, la escasez de desarrolladores, cuáles son los puestos en los que hay escasez. Acá en Argentina el gobierno ofrece formación gratuita. Volvemos a lo mismo, no salen quizás con un nivel que las empresas esperan que las personas tengan. Molto interessante questo, Nicola, cioè mi sembra di capire che il problema è che comunque c'è una offerta di sviluppatori junior, ma la domanda da parte delle imprese è di competenze più elevate rispetto a una formazione junior. Claro. Allora io proverei a chiedere a Duccio se avviene la stessa cosa per quali figure e cosa sta succedendo invece in un mercato del lavoro qui, veneto, italiano e in parte anche europeo. So che Duccio voi avete esplorato anche possibilità in giro per il mondo di collaborazioni con professionisti e altre società. Sì, è molto simile. Diciamo che come Quantitas abbiamo avuto la fortuna di nascere con un numero molto limitato di tecnici che evidentemente abbiamo avuto la fortuna come azienda che fossero molto molto bravi. Questo ha elevato molto il livello tecnico di Quantitas e così anche le aspettative dei clienti della nostra azienda, tale per cui nel momento in cui stiamo crescendo tuttora e siamo tornati nel mercato del lavoro
per acquisire competenze abbiamo fatto questa scoperta, ahimè, incredibile, per cui c'erano pochissime figure sia junior che senior disponibili e alle volte anche le figure senior, le poche figure senior che trovavamo non erano nemmeno, non erano all'altezza delle expertise che cercavamo. Quindi abbiamo dovuto intraprendere una scelta diversa, cioè valutare la possibilità di acquisire risorse junior per farle crescere in azienda. Ma la questione altrettanto difficile è che in un'azienda strutturata dove operano decine di sviluppatori, avere dei tutor che seguono regolarmente le figure junior per farle crescere in azienda è possibile, ma quando l'azienda è piccola e siamo pieni di commesse e di progetti su cui lavorare, è difficile avere la risorsa senior che riesce a trovare il tempo di seguire le figure junior. È un po' un cortocircuito. Io aggiungo solo, ho parlato con una mia collega che ha fatto per anni l'amministratrice delegata in un'azienda dove c'erano 250 dipendenti ingegneri informatici, che lei aveva un recruiting continuo di personale e fatta una ricerca in giro ad aziende simili in Italia, stimava che per ogni figura uscita da un istituto tecnico informatico o dalla laurea informatica ci sono già 18 aziende italiane pronte ad assumere. Cioè, per ogni candidato ci sono 18 aziende. Quindi la competizione tra aziende del nostro settore per trovare le figure adeguate è altissima, indipendentemente che sia junior o senior. Duccio, ci ricordi quanti dipendenti ha oggi Quantitas? Mi dicevi 5, 6, quanti siete? Quantitas ne ha al momento 4, sì. Più alcuni due figure consulenziali fisse, se non 3. Siamo sotto organico, c'è da dire che noi abbiamo l'area analitica e l'area di sviluppo che noi consideriamo quasi distinte, ma non lo sono, e richiedono forse competenze un po' diverse. Ok, benissimo. E allora io, Nicolas, tornerei da voi, e mi interessa quello che raccontavi prima, cioè il fatto che voi avete clienti, ad esempio, in Spagna e in Germania. Come sono nati questi contatti e come te lo spieghi? Cioè, qual è secondo te il motivo per cui un'azienda tedesca, ad esempio, trovi interessante fare una collaborazione con voi dall'altra parte del mondo? Bueno, principalmente por contacto, por referido. Resulta que, bueno, tengo un amigo que lo conocí estudiando y él le comentó a un amigo y ese amigo tiene un tío que vive en Alemania y tiene una editorial de música y necesitaba rediseñar su sitio web, incorporarle algunas funcionalidades y bueno, entramos en contacto, le pasé un presupuesto, le conté la propuesta y ahí empezamos la relación y le hicimos el trabajo. Sí, y principalmente pasaparola funciona. Funziona. Ottimo. E invece, Duccio, quando mi raccontavi delle vostre ricerche anche di collaborazione in giro per il mondo, cosa è successo? Come è andata a finire? Quali sono i canali che avete provato? Diciamo che abbiamo provato un po' di tutto. Abbiamo provato a esternalizzare parte dei nostri prodotti nell'est Europa. L'est Europa ha molte aziende che cercano di rivendere expertise di software.
in Italia, così come in altri paesi dell'Europa occidentale. Abbiamo provato con anche dei consulenti nordamericani, una ragazza canadese ha lavorato per noi per un paio di progetti di data visualization. Quindi, scusa Lucio, ti fermo un attimo perché questo è interessante. Ovviamente il Canada non è un paese a basso costo del lavoro, quindi qui è proprio una questione di competenze, non di costo. Cioè non è che si va in cerca di costo più basso del lavoro, si va in cerca di chi questi lavori li riesca a fare, mi pare di capire, no? Immagino. Sì, esattamente, esattamente questo. Cioè bisogna distinguere un pochino per livelli di offerta, nel senso che è difficile per un'azienda come noi dal portfolio di chi si offre come nostro fornitore capire effettivamente se le loro capacità sono quelle che noi stiamo cercando. Quindi c'è una difficoltà in più. Di solito quindi il processo prevede una prima prova che magari non è detto sia legata ad una commessa nostra, per valutare un po' le capacità. Diciamo che il grosso, l'ostacolo grosso per creare delle partnership di lungo periodo durature è che abbiamo notato in tutti i fornitori all'estero che lavorano molto difficilmente per piccole tranche, piccoli pezzi di sviluppo. Cioè loro, ma questo è chiaramente comprensibile, preferiscono lavorare su progettualità di lungo periodo avendo ben chiari e delineati dei budget che superano almeno delle minime soglie. Ma è perfettamente comprensibile, e anche io, se mi collocassi in quel settore, cercherei la stessa cosa. Però ovviamente per una società come la nostra non è sempre possibile fare questo. Chiaro. Allora torno in Argentina e chiedo invece com'è appunto il mercato in Argentina, no? So che mi raccontavano che comunque anche qui il fenomeno di società statunitensi che ingaggiano sviluppatori in Argentina sembra abbastanza diffuso. Tu come la vedi? Ti sembra un elemento che diventa importante oppure un fenomeno marginale, poco rilevante? No, es importante. Hay muchas empresas, esto se viene viendo desde hace tiempo, porque a la empresa económicamente les conviene contratar personas de acá por el tipo de cambio, la diferencia de cambio que hay con monedas como el dólar o el euro al peso argentino, que tiene una devaluación increíble. Entonces, desarrolladores o diseñadores, tanto que trabajen con contrato o freelancer, están buscando continuamente oportunidades afuera, en el extranjero. Porque la diferencia de ingresos que pueden lograr es bastante importante, considerable. Entonces, sí, hay muchas empresas que están buscando mano de obra acá. O que quizás se radican acá, son empresas que operan, tienen su sede en Europa o en Estados Unidos, y se radican también acá en Argentina para obtener mano de obra económica, en la realidad. Chiaro. No, questo è un fenomeno che accade anche in Italia. Non ci sono numeri precisi perché è difficile da inquadrare, ma ci sono molti ragazzi sviluppatori che lavorano rimanendo in Italia per aziende tedesche, inglesi, svedesi, anche negli Stati Uniti. E anche in quel caso sembra, cioè, ma l'Italia è un paese tutto sommato a basso costo del lavoro per quel tipo di professionalità. E questo in qualche modo alimenta la difficoltà poi nel trovare persone sì, che sviluppino qui da noi, insomma, questo è un fenomeno importante.
Allora, faccio l'ultimo giro, ci avviamo alle conclusioni per restare nel tempo che ci siamo dati. Vi chiederei quindi, allora magari Duccio per primo, quindi questo problema della mancanza delle risorse, allora da una parte c'è la formazione, dall'altra c'è questa idea di andare a recuperarle un po' in giro, come se ne esce alla fine di tutto questo grande problema? Se ne esce, secondo me, in questo modo. È cambiato un po' il mondo in termini proprio generali, nel senso che un'azienda operante nel nostro settore fino a qualche anno fa poteva concedersi il lusso di accendere la ricerca di risorse umane solo alla bisogna, solo nel momento di necessità. Adesso invece è un'attività che deve rimanere sempre accesa, nel senso che un'azienda come la nostra si deve preparare all'eventualità che, visto com'è il mercato del lavoro per gli sviluppatori e per gli analisti, possono uscire dall'azienda in qualsiasi momento, indipendentemente ormai i fattori che trattengono una risorsa importante di quel tipo in azienda sono diversi, non è solo lo stipendio, è il welfare aziendale, è dove va a lavorare, se l'azienda è strutturata. Quindi secondo me l'unico consiglio che do è ai miei colleghi, dovunque nel mondo, è avere sempre l'HR acceso e alla caccia possibilmente di talenti con tutto un percorso di valutazione e inserimento. Va da sé che per rimanere competitivi bisogna essere disposti a pagare giustamente le risorse e a garantire dei benefit. Ecco. Ok, grazie Duccio. In Argentina come la vedi in generale rispetto sia alla tua impresa ma anche al mercato? Torniamo sul PowerPoint. Sì. ¿Alguna idea? Ah, sí, bueno, esto por ahí puede ir un poco de lo que se viene hablando. La pregunta es cómo, de qué manera se puede resolver esta cuestión de la escasez de personal o de la dificultad a la hora de la contratación de empleados. Bueno, acá propongo algunas ideas como para pensar, para romper barreras, porque hoy en día ya no hay barreras, no hay barrera geográfica, y la barrera, la única que a mi modo es la barrera que hay que tratar de ver cómo se pasa es la idiomática, el idioma. Porque, por ejemplo, desde acá, desde Argentina o de la región, si uno tiene que aprender otro idioma para salir a buscar otras oportunidades, el primero que va a aprender es el inglés. Entonces, no sé a qué nivel manejan el inglés en Italia, pero si las empresas italianas toman el inglés como una lengua no primaria, pero casi primaria, podrían tener un acceso también a un mercado de potencial talento en toda esta región que es bastante abundante. O sea, tienen una cantidad de recursos acá importante. No sé si lo han explorado aún o no. Y quizás hay una barrera de idioma que le impide acercarse a esta parte del mundo. Porque ya el teletrabajo se puede hacer. Hay que buscarle la manera para poder llevarlo a cabo de manera satisfactoria. Y también el trabajo asíncrono, ¿no? Con esta diferencia de horario que tampoco es el impedimento principal. Creo que el impedimento principal es el idioma y también el cambio de cultura y de organización dentro de las empresas para adoptar todas estas medidas. Ok, ottimo, mi pare chiarissimo.
Ci sono, prendo da questa slide due questioni che mi sembrano centrali. La questione del lavoro da remoto, quello che appunto viene chiamato telelavoro, smart working, che non sono assolutamente la stessa cosa, ma insomma che richiamano a modalità appunto di lavoro da remoto. E l'altra questione è la modalità di lavoro asincrona. Credo che siano l'emblema dei nostri tempi, appunto, di un settore come quello dei servizi, che è un settore ormai di fatto globalizzato. Appunto, una società con 4 dipendenti come Quantitas che ci racconta che ha un fornitore in Canada e uno nell'est Europa. La vostra società, Nicolas, che ci racconta che ha un cliente in Germania, ci dà l'idea di un settore che è assolutamente globalizzato, non solo probabilmente per il tipo di prodotto e la facilità, l'immaterialità del servizio offerto, che chiaramente si presta a questa cosa, ma probabilmente anche al fatto che è un settore fatto da persone comunque giovani che appunto vedono nelle relazioni un elemento molto più facile anche in termini di lingua, come si diceva prima. Allora io mi prendo davvero solo pochi minuti per chiudere questa questione e questo incontro, ricordandovi uno degli elementi che secondo me è forse più interessante rispetto al futuro del lavoro, e riprendo alcune questioni che Richard Baldwin, un economista statunitense che insegna in realtà in Svizzera da molti anni, ha messo sotto l'idea delle telemigrazioni. Che cosa intende Richard Baldwin per telemigrazioni? L'idea è che sostanzialmente, mentre siamo stati abituati nel passato a vedere flussi di persone che fisicamente si spostavano da un paese all'altro, appunto le migrazioni con persone che andavano, oggi ragioniamo di telemigrazioni. Cioè io posso sostanzialmente di fatto offrire un servizio dall'altra parte del mondo, standomene a casa mia. Questa è l'idea delle telemigrazioni, che è un po' quello che ci raccontavano appunto Duce e Nicola oggi. Ma questo ha delle implicazioni, e ne lancio solo un paio a mo' di possibilità di riflessione, interessantissime. Allora, qualche anno fa, quando in Europa si parlava della direttiva Bolkestein, che era questa norma che liberalizzava il settore dei servizi in Europa, si era coniata la figura, che un po' faceva paura a tutti, dell'idraulico polacco. L'idraulico polacco era un idraulico quindi che costava poco e che spaventava i francesi e i tedeschi nell'idea che questo avrebbe potuto andare a Parigi e a Berlino ad aggiustare i lavandini a prezzi molto bassi, facendo concorrenza all'idraulico francese e all'idraulico tedesco. Era l'immagine dell'idraulico polacco. Oggi i salari in Polonia sono decisamente più elevati, quindi non funzionerebbe più probabilmente questo paragone, anche grazie al processo di integrazione in Europa. Ma allora Richard Baldwin parla del chirurgo polacco e dice il medico chirurgo, bene, cioè, oggi una parte consistente, una parte importante dell'operazione si fa con, ad esempio, sistemi di bisturi laser e sistemi di questo tipo, dove il chirurgo è in una sala a fianco e attraverso dei joystick, dei sistemi sofisticati, fa l'operazione nella sala a fianco. Richard Baldwin dice che questo chirurgo sia nella sala a fianco a 10.000 km di distanza, che differenza fa? Allora, la battuta è sempre se la linea e la connessione è buona. Questo è il prerequisito. Però ci dà un'idea di telemigrazioni. Allora, quali sono le implicazioni di questo? Pensate a cosa vuol dire da un punto di vista sociale. Che questo tipo di telemigrazioni pone in concorrenza dei lavoratori altamente qualificati. Pensiamo appunto al chirurgo. Gli ospedali degli Stati Uniti potrebbero decidere di prendere dei chirurghi europei che costano meno di quelli statunitensi. Appunto un chirurgo polacco, bravo uguale magari, ma costa meno. E quindi metterebbe in concorrenza dei lavoratori altamente qualificati. Visto che insomma insegno all'università, l'Università di Padova potrebbe dire: Toschi, lei è molto bravo, ma Richard Baldwin, proiettare l'ologramma di Richard Baldwin è molto meglio, lui è più bravo di tutti, e quindi in aula proiettiamo l'ologramma di Richard Baldwin. Non è fantascienza. Con
poco più di 10.000 euro si può già proiettare in un teatro l'ologramma di una persona che è a distanza. Quindi potrebbe essere una prospettiva e quindi c'è una concorrenza in professioni qualificate. Ora, queste sono alcune delle implicazioni di questo, di come la tecnologia sta cambiando il mondo. Ovviamente ci sono opportunità, dall'altra parte anche paure per certi aspetti. Ma insomma, le storie che abbiamo sentito oggi nel loro piccolo ci raccontano in parte di questo, appunto, di servizi che vengono venduti da un continente all'altro, da società piccole, 2 persone, 4 persone, 7 contando tutti, che oggi sono società che stanno sui mercati internazionali e possono tranquillamente vendere i propri prodotti, anche sfruttando delle differenze di prezzo legate a sistemi nazionali diversi. E questo è particolarmente interessante. Non so, Nicola e Duccio, se volete chiudere con qualche vostra considerazione o altrimenti ci avviamo alle conclusioni, siamo stati nei tempi che c'eravamo dati. Nicolas, non ti sentiamo però? No, desde mi parte ya terminó, digamos, mi presentación. Estoy muy, muy agradecido por esta oportunidad, por conocerlo, por este intercambio. Buenísimo. Y ojalá que de alguna manera se pueda resolver o articular las diferencias para que los mercados se abran y las oportunidades surjan entre los distintos países. Ottimo. Duccio, un saluto, una conclusione, una... Stare tutti e credo, sì, che l'invito che dobbiamo ricevere tutti è di essere quanto più aperti possibile nell'interesse l'uno dell'altro, anche se a distanza, a molti chilometri di distanza l'uno dall'altro. Benissimo, Duccio, mi sembra un messaggio positivo. Mauro, a te le conclusioni rilanciare il saluto finale. Voglio dare il saluto finale agradecendo nuovamente a Gianluca, a Duccio e a Nicolás. Questo ora va a quedare nel nostro canale di YouTube e già los invitamos al prossimo incontro che tiene fecha para el 26 de junio, creo el lunes 26 de junio. Sí. En los próximos días vamos a estar dando la información detallada de ese encuentro. Así que bueno, también la idea de esto un poco es si entre Nicolás y Duccio pueden surgir algún tipo de trabajo conjunto, es generar contactos entre los tralimprenditori de Argentina del Véneto. Quindi se può uscire qualcosa anche da questo incontro, sarebbe bellissimo. Bene. Bueno, un saluto e muchísimas gracias. Grazie a voi, ciao. Grazie, ciao a tutti. Ciao, ciao.